canzone abbiamo due voci, quindi come al solito noi studiamo sempre tutte e due le voci, prima facciamo la voce superiore, poi la voce più grave, e poi vediamo quando la cantiamo, la suoniamo. Farò la magia tecnologica che mi sdoppierò in due: da una parte avete la voce 1, dall'altra la voce 2, così potete seguire tutte e due le voci. Quindi chi vuole fare la prima voce fa la prima voce, chi vuole fare la seconda voce fa la seconda voce, scegliete voi, divertitevi pure in questo caso. Allora, prima voce, andiamo a vedere le note delle prime due battute. Io chiaramente, per far prima bambini, visto che non sono lì con voi, ve le ho scritte. La voce acuta è do, 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 mi, re, re. Allora, le note sono tutte in maiuscolo, ok? Perché sono tutte le note acute del flauto. Poi, tanto vedete dov'è il pallino della nota, è in alto del pentagramma o in basso del pentagramma? È in alto, quindi le note sono quelle acute, non quelle gravi. Ok, quindi se non vi ricordate bene, mi, oddio, il maiuscolo era quello acuto o quello grave? Andate a vedere dov'è la nota, non vi fermate a leggere solo le notine qui sotto. Mi raccomando, provate a dare un occhio anche alle note ogni tanto, così per sport. Allora, ricordatevi che abbiamo una pausa da un quarto, quindi io faccio 1, 2, 3, 4, pausa. Così, non potete partire subito, c'è una piccola pausa. Quindi abbiamo, 1, 2, 3, 4 e 1, do, do, un, do, do, mi, re, re. Il passaggio difficile in questo caso è do, mi. Andiamo a fare le prime due battute della voce acuta, quindi della voce che sta sopra, ok? Quindi 1, 2, 3 e 4 e 1. Ancora, 3 e 4 e 1. Fatelo da soli, 1, 2, 3, 4 e 1. Do, do, un, do, un, do, mi, re, re. Occhio, perché ci sono anche quelle pause da un ottavo. Vedete che il ritmo è quello sincopato, ve lo ricordate? L'avevamo visto su, non mi ricordo, All I Want for Christmas. Quando l'accento si sposta, che non è più sul battere della mano quando vi tengo il tempo, ma è do, do, da, da, è sincopato. Ve lo ricordate? Avevamo spiegato cos'era una sincope, quando si dice in toscano mi ha fatto venire una sincope, eh? Ok, andiamo avanti, terza e quarta battuta, e vabbè, sono note banalissime, sono re, 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 do. Il ritmo è lo stesso, ok? L'introduzione col flauto di questo brano è molto semplice, la parte difficile è quella in fondo, dove ci sarà un pezzo del ritornello, sì, un pezzo del ritornello. Quindi andiamo a fare la terza, scusate, quarta battuta della voce superiore, che è, quindi 3 e 4, 1, re, 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 do, do. Ok, facciamolo insieme. 1, 2, 3, 4, 1. Fatelo da soli. 1, 2, 3, 4, 1. Re, 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 do, do. Mettiamo tutto insieme la prima voce. 1, 2, fatelo da soli, eh. No, vabbè, lo faccio insieme a voi, sono buona questa volta. 1, 2, 3, 4, 1. Ok, vi ricordate che l'introduzione, tutte le volte che facciamo questa parte strumentale, che è sempre uguale per tre volte, sì, per tre volte, la facciamo sempre due volte, quindi si ripete, è ritornellata. Quindi fatela da soli, fatela pure una volta per ripassarla. Quindi partiamo dal do, 1, 2, 3, 4, 1, do, 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 mi, re, re, 1, re, 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 do, do, e poi si ripete. Ok, andiamo a vedere insieme la seconda voce, che è un pochino più facile perché abbiamo la mano sinistra e basta. Quindi per chi ancora con la mano destra fa un po' fatica a fare il mi acuto, che è quello difficile, il passaggio appunto dal re a mi, può provare dopo, quando suoniamo, a suonare soltanto la parte sotto. Quindi la seconda parte, il ritmo è sempre lo stesso, bambini, perché lo sapete, dobbiamo suonarle insieme, quindi chiaramente dobbiamo suonare nello stesso momento, ok? Anche la stessa canzone, speriamo.
Quindi vi faccio subito la seconda voce, le prime due battute, che è la, do, sì. Siamo pronti insieme? Un, due, tre, quattro, uno. Da soli, un, due, tre, quattro, uno. La, do, sì. Questo è semplicissimo. Andiamo avanti. Terza e quarta battuta. Stesso ritmo, ok? Cambiano le note che fanno sì, la. Scusate, bambini, io ce l'ho scritto qui, per questo mi vedete ogni tanto girare, non perché c'ho il torcicollo. Quindi viene sì, la. Siamo pronti insieme? Facciamo la terza e quarta battuta e poi lo facciamo tutto. Un, due, tre, dal sì. Ok, mettiamo tutto insieme, lo facciamo una volta insieme e poi lo fate da soli. Sempre la seconda voce, la voce quella sotto. Un, due, tre, da capo e uno. Anche in questo caso si fa sempre due volte, da soli. Un, due, tre e quattro e uno. La, do, sì. Sì, la. Perfetto. Bravissimi. Adesso, nella canzone che dobbiamo poi dopo cantare e suonare, questa parte la facciamo sempre due volte e la facciamo all'inizio, dopo la prima strofa. Dopo il primo ritornello e basta, perché dopo il secondo ritornello andiamo a vedere che c'è una parte strumentale diversa. Vi ho trascritto la parte, diciamo, del ritornello. Quindi andiamo a vedere insieme anche questa seconda parte. In questo modo le parti del flauto le abbiamo fatte tutte e così dopo poi ci buttiamo nella mischia e andiamo a cantare e suonare tutta la canzone di fila. Quindi la parte che ci sarà in fondo, insomma quasi in fondo del flauto, facciamo le prime due battute della parte nel mezzo, che è do, e fin qua siamo a posto. E poi c'è la scala. Occhio perché questa scala è un pochino più veloce, perché è con gli ottavi. Vedete, è una quartina di ottavi, quindi è do, si, la, sol. Vedete che c'è quella legato? Ok, si somma il valore, si allunga, quindi è do, si, la, sol. Quindi lo facciamo lento un pochino e poi lo aumentiamo un po'. Quindi 1, 2, 3, 4. Ancora, 1, 2, 3, 4 e... Ok? Non sarà tanto, tanto più veloce. Non possiamo chiudere gli occhi. Oddio, insomma. Do, si, la, sol. Proviamo a farla a tempo. Vai, vediamo. Lavoriamo. 1, 2, 3, 4. Allora, come facciamo a essere precisi per fare questo? Non si deve tutto fare tutto d'un fiato, anche in questo caso sempre aiutiamoci con la lingua. Sentite? Se noi facciamo tutto di fila, sentite che brutto, è proprio sporco il suono e non è preciso, quindi dobbiamo essere precisi anche con il fiato. Quindi rifacciamolo abbastanza, insomma, a tempo, facciamolo a tempo. Proviamo. 1, 2, 3, 4. Da soli, sempre queste prime due battute. 1, 2, 3, 4. Do, si, la, sol. Ok? Andiamo avanti e abbiamo la terza e la quarta battuta. Sol, pausa. Perché vi ho fatto una pausa lì? Perché vi dovete concentrare e pensare che dovete cominciare a mettere anche la mano destra sulle note gravi. E arriviamo appunto a questo famoso re grave, che è quello difficile. Quindi è sol, pausa, sol, fa, mi, re. Ve lo faccio sentire una volta. Un, due, tre e quattro.
Rifacciamolo insieme, lento, 1, 2, 3 e qua. Sol, 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 pausa, sol, fa, mi, re. Ancora, 1, 2, 3 e 4. Ancora, da soli, 1, 2, 3 e qua, sol, 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 pausa, sol, fa, mi, re. Facciamolo a tempo, sol, sol, sol e sol, fa, mi, re. Questa è la velocità. Però diciamo che ci aiuta il fatto che è una scala, non dobbiamo fare salti strani, ok? 1, 2, 3, qua. Ancora, occhio alla pausa nel mezzo, eh? Sono tre sol, 1, 2, 3 e 4. Pausa. Quindi da soli ancora, 1, 2, 3, 4. Sol, 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 pausa, sol, fa, mi, re. Mettiamo insieme tutto questo pentagramma che anche in questo caso si fa due volte, eh? Lo vedete che c'è il segno del ritornello? Quindi, facciamolo tutto, eh? E lo proviamo a fare a tempo. Dai, buttiamoci. 1, 2, 3, 4. Pausa. Eccetera, eccetera. Ok? Fatelo da soli. Quindi vi tengo io il tempo, vi suggerisco le note, voi cercate di provare a suonare da soli. 1, 2, 3 e 4. Do, 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 si, la, la, sol, 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 pausa, sol, fa, mi, re. Do, do, due volte, do, do, si, la, la, sol, 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 pausa, sol, fa, mi, re. E ci siamo. E quindi anche in questo caso siamo arrivati in fondo. Adesso prendo le cuffie, metto la musica per ascoltarla e proviamo a farla tutta di fila. Siete pronti? Andiamo! Non possiamo chiudere gli occhi, guardali, cosa succede? Eccoci qua, magicamente è venuta a trovarmi la voce 2 dell'altra maestra Veronica. E come vi dicevo prima, da questa parte di qua io vi suonerò la voce 1. Se avete bisogno di seguire la voce 2, guardate da quest'altra parte. Siamo pronti? Partiamo! One, two, one, two, three, four. Quanto tempo io sento dire.